in alcuni vertici europei le proposte che già la Commissione antimafia aveva depositato. Questo è il motivo, Presidente, e concludo, per cui credo che il lavoro fatto dalla Commissione sia stato molto utile e credo anche possa valere per il futuro, e su questo rivolgo un appello ai colleghi di diversi gruppi, come metodo di lavoro unitario che, affrontando i problemi in modo concreto, come si è fatto in questa risoluzione, possa superare alcune differenze politiche e ideologiche che spesso non consentono di ottenere risultati importanti. Ecco, per contrastare le mafie, le estensioni delle mafie in Europa, serve invece un metodo diverso, che è il metodo della condivisione e del lavoro unitario e concreto, come si è fatto in questo caso. Per queste ragioni il Partito Democratico voterà a favore della risoluzione. La ringrazio. Adesso ci sono gli interventi a titolo personale. Ha chiesto di intervenire il deputato Sibilia. Prego. Grazie Presidente. Guardi, io veramente ho un moto di, diciamo, di schifo quando leggo che in quest'Aula si sta parlando della relazione europea sulla lotta alla criminalità organizzata e alla mafia, quando dobbiamo fare con persone in odore di mafia, persone filomafiose che supportano, collega, il sistema mafioso. Voglio precisare una cosa, si rivolga con rispetto ai suoi colleghi e soprattutto, lo faccio, siccome stiamo parlando di un tema delicato, utilizziamo le parole con parsimonia e soprattutto con attenzione. Vorrei dare questo avvertimento, visto che ci sono anche interventi per dichiarazioni di voto a titolo personale di altri colleghi. Stiamo discutendo un tema molto delicato e cerchiamo di portare rispetto a tutti i colleghi in quest'Aula. Grazie. Presidente, spero che lei capisca che fuori da qui ci sono dei cittadini molto arrabbiati che, altro che parole, userebbero altre cose nei confronti di chi è asservito a questo potere mafioso. E siccome noi siamo qui a rappresentarli, ci limitiamo ad usare delle parole che possono essere magari non possono piacere a tutti, ma sono parole che io ho la necessità di dire in quest'Aula. Mi dispiace. E quindi è l'aula del paradosso, dove devi ragionare della relazione antimafia con chi appunto ha dei colleghi di partito, rappresentanti che sono indagati proprio per mafia. Devi ragionare di piccole e medie imprese quando questo sistema si infila la mazzetta nella giacca e crea problemi ovviamente a chi il sistema non lo unge, perché nel momento in cui uno vince perché ha avuto la mazzetta, ha avuto l'ardire di corrompere un politico, vince un appalto, ci sono 9 aziende che quello appalto non lo vinceranno e quindi chiuderanno e avremo tutti disoccupati e lavoratori senza un posto di lavoro. Collega, questo è l'effetto della la mafia. Ringrazio. Collega Di Battista, prego. Presidente, utilizzerò le parole con parsimonia. Qua non siamo ad insultare nessuno. Si potrebbe utilizzare strumentalmente questo periodo drammatico per la Repubblica Italiana per accusare i partiti. Io invece dico dell'altro, questo palazzo ci sono i delinquenti ma ci sono anche le persone oneste, ma soprattutto c'è l'omertà in questo palazzo, Presidente. È evidente che tante persone nel Partito Democratico, in Forza Italia, sanno, conoscono e sono a conoscenza di fatti gravi su Mafia Capitale, per cui vi chiediamo, dato che voi non lo fate, vi garantiamo l'assoluto anonimato di inviarci un'email su Mafia Capitale, ci pensiamo noi. Tolga quel cartello. Inviateci un'email su Mafia Capitale @movimento5stelle.it. Togliete quei cartelli.